Volevo chiedere innanzitutto ai due protagonisti una, che hanno questa dinamica bellissima, poi tra l'altro trattata anche con molta ironia, quanto in realtà può essere fictional il personaggio di Monterossi, no? Immaginare una persona così empatica che lavora in televisione e quanto mi diverte interpretare questa dinamica tra di voi che secondo me alla fine con la sua leggerezza è anche un grande spaccato sociale, no? Potremmo dire, tra cinismo e empatia. Per la proprietà transitiva, se è vero come è vero che Alessandro Robecchi lavora in televisione, Monterossi è credibile. Proprio, proprio non si scappa, vuol dire che c'è qualcuno così che lavora in televisione. Quindi si trattava di restituirlo in maniera credibile, non era semplicissimo, non era semplicissimo soprattutto pensando alle schiere di lettori che nel corso degli anni si erano non solo affezionate a quel personaggio, ma se l'erano immaginato, ognuno si era immaginato il suo, quindi a quel punto diventa complicato convincerli che invece Monterossi è questo, no? Però appunto essere stato riconosciuto da Alessandro Robecchi, che è l'autore di Monterossi, mi ha tranquillizzato, diciamo. Conoscendo bene i romanzi di Robecchi, sai, quando leggi un libro ti fai sempre, dunque questo chi lo farei fare? E Bentivoglio veniva, boom, lì, un po' perché somiglia anche fisicamente a Robecchi e sicuramente Carlo Monterossi somiglia a Robecchi. Flora invece è l'esatto opposto di me, quindi non so come ti è venuto in mente e sono felice che sia venuto in mente a qualcuno perché sicuramente è un personaggio talmente lontano da me o anche forse non dalle mie corde perché poi tendiamo anche a rappresentare quello che non siamo e quindi no, Flora mi piace da matti. C'è sempre troppo poco, cioè vorrei litigare infinitamente di più con Monterossi, ma sarà fatto. Sto aspettando l'ultimo romanzo, nell'ultimo romanzo la rapiscono, quindi sto aspettando quello. Guarda, voglio aggiungere una cosa su questa cosa su Perfetto. Carla e Flora, che i primi provini li abbiamo fatti a delle vere persone della televisione, ok? E anche perché io avevo bisogno di capire quel mondo, perché poi raccontare la televisione è difficilissimo, perché quel tipo di televisione è parodia di se stesso, già. Quindi fare dell'ironia e della satira su quella roba lì diventa veramente scivoloso. E dopo aver fatto questi provini, che mi hanno aiutato anche a capire il personaggio molto, però anche a capire che ci voleva un'attrice con la maiuscola. E siamo andati subito da Carla, e quando mi ha iniziato a dire delle cose che lei aveva spiato dai dietro le quinte della televisione, ho capito che non solo lo saprà fare, ma saprà aggiungere dei dettagli qui e là puntellati che renderanno la cosa veramente verosimile e pregnante e importante, cosa che infatti ha fatto e infatti molto, molto preziosa, insomma. Poi io devo dire che di questo racconto della televisione e di Flora mi piace molto che se ne veda sempre prima e sempre un po' di più il pre, quindi le riunioni di lavoro, il dietro le quinte appena c'è un momento, non mi ricordo ora se è nelle prime due puntate, ma quando lei aspetta che Nadia le dica puoi entrare, no? O quando appunto dice, parla col sorriso alla ospite, appena vanno fuori onda, cioè vedi che cambia la maschera cade e Carla ti fa arrivare, no, vabbè dai, però ora andiamo avanti. E quelle cose sono le cose che mi piacciono di più perché sono quelle che non vedi, no? E quindi, insomma, Concordo, sono molto contento di avere concordo. Carla, devo dire. I fuori Non so se onda, riesco. sono
possono fare da fuori onda. I fuori onda possono fare tanto, esatto. Rimanendo nella tanto cosa, materiale della prossima, è fatto. Tanto devo fare, dobbiamo citare, visto che non l'abbiamo ancora citati, sia il direttore della fotografia Federico Annichiarico, sia lo scenografo che è Michele Modafferi, che hanno fatto veramente un lavoro già dalla prima stagione encomiabile, perché sia sulle location che siamo andati proprio a cercarci una per una, stando attento proprio a qual era il significato e il significante che portavano alla serie, e sia poi ovviamente partiamo da dei romanzi che poi sono satira sociale, sono ironici, però poi sono anche crime, e quindi in questo Milano devo dire si adatta molto bene, perché ha quel lato lì ed ha questa escursione termica fra i palazzoni popolari, i casermoni e poi invece i grattacieli degli studi televisivi, dei ricchi, eccetera, che sono nel centro di Milano, che ti fanno questa diversa proprio no, ti mettono in scena questo paradosso che poi è Milano e che sono poi queste nuove metropoli del capitalismo avanzato, poi, no? Cioè, poi noi stiamo raccontando Milano, ma in qualche modo stai anche un po' raccontando Francoforte, Londra, cioè stai raccontando un po' quella città che in Italia fondamentalmente può solo fare Milano, no? Cioè che racconta un po' il futuro, quello che arriverà con i suoi pregi e difetti e con le sue contraddizioni, ecco.